Nuovo appuntamento da qualità e amore, come sempre parliamo di settore giovanile anche perché stiamo arrivando nelle fasi più importanti, quelle in cui si decidono i campionati. Oggi ospite con noi Filippo Gasparini, tecnico dei giovanissimi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno anche a te, grazie. Allora, che cosa possiamo dire intanto di quest'annata, visto che una festa è già stata fatta, no? Un po' si è celebrato qualcosa, che cosa? Sì, abbiamo festeggiato 2 settimane fa la vittoria del nostro girone e adesso ci stiamo preparando con calma, perché ormai quello che viene è tutto di positivo, ma fin dall'inizio è tutto positivo, però quando vengono i risultati come è avvenuto ci prepariamo per la fase finale. Ecco, manca ancora una gara, no? Gara che giocherete domani. Intanto com'è andato questo girone però? Questo girone è andato ottimamente, abbiamo ottenuto tutte le vittorie fino a ieri, che abbiamo perso a Tolentino, ma ho dato anche spazio a ragazzi che ne avevano avuto un po' meno, però una prestazione ottima e un buon livello dei ragazzi, speriamo che continuino così. Ci parlava di questa fase finale, no? Questa fase finale come si svolgerà? Guarda, questa fase finale ci sono 2 triangolari, quelli che hanno vinto il proprio girone regionale e si affronteranno in partite, diciamo, delle finali secche, senza andata e ritorno. Gara unica, quindi ti chiedo qual è a questo punto il nuovo obiettivo, il secondo obiettivo, se ve lo siete posti, cioè magari anche di confermare quello che era stato fatto lo scorso anno con i giovanissimi di Bertarelli. Certo, l'obiettivo è di confermarsi, però sai, un episodio non è mai facile, ragazzino come arriva al campo, come si prepara, più concentrato, meno concentrato, però io ho molta fiducia nei ragazzi, speriamo di festeggiare di nuovo. Comunque vada, sicuramente possiamo parlare di un bilancio positivo, no? Visto che comunque se si ottengono un determinato tipo di risultati è chiaro che c'è un lavoro dietro importante. La soddisfazione, infatti, anche come vedi, anche altre squadre del settore giovanile si sono tutte ben comportate e noi come tecnici quando ci confrontiamo siamo felici dei gruppi che abbiamo e speriamo di continuare su questa strada. Lei per l'anno prossimo ci terrebbe a continuare, a proseguire? Il progetto prevedeva quello, poi sai, le dinamiche... Tutto può cambiare. Può cambiare da un momento all'altro, però speriamo solo di migliorare e i ragazzi farli ancora crescere come stanno facendo adesso. Perfetto, allora intanto in bocca al lupo per questo finale di campionato. Crepi il lupo. Grazie, e noi come sempre ci rivediamo fra 7 giorni ancora qui da Qualità e Amore.